Il settore scuola è in subbuglio per la prospettiva delle classi pollaio e per la mancata stabilizzazione di docenti. Manifestazione dei sindacati di ieri pomeriggio dinanzi alla prefettura di Agrigento. Seguiamo le interviste. Chiediamo delle modifiche urgenti per quanto riguarda prima la stabilizzazione dei precari, di tutti i precari, abilitati e non abilitati. I precari abilitati che hanno conseguito l'abilitazione attraverso una formazione universitaria, più gli insegnanti di sostegno che anche loro hanno conseguito una formazione universitaria. Chiediamo la stabilizzazione senza i 3 anni di servizio, mentre per quanto riguarda gli insegnanti non abilitati che sono inseriti nella seconda fascia, chiediamo anche per loro la stabilizzazione con 3 anni di servizio. Alla fine svolgeranno un corso di formazione e saranno immessi in ruolo. Noi siamo qui oggi innanzitutto per mettere in primo piano e dare ascolto il mondo reale della scuola e nel concreto chi vive la realtà scolastica. E il patto per la scuola che è stato firmato da organizzazioni sindacali e da governo e diciamo ha messo in primo piano l'impegno profuso da tutto il personale della scuola durante la pandemia. Ora questo impegno, questo riconoscimento deve essere concretizzato attraverso delle misure che diano stabilità e continuità al lavoro e che ci sia un regolare avvio dell'anno scolastico il 1° settembre. Abbiamo avuto un incontro tutti i sindacati col ministro, abbiamo firmato un patto. Questo patto è stato sottinteso con la pubblicazione del decreto legge sostegni bis e praticamente molte richieste non sono state evase. Sulla questione del precariato penso che non sia arrivata ancora alla fine, alla parola fine, perché finita la pandemia, da quello che dice il governo, sono dimenticati del mondo della scuola. A fronte di 120.000 posti vacanti non abbiamo ancora notizie di quando saranno immessi nel ruolo, ma si pensa a 30.000 immessi nel ruolo. Questo è veramente deleterio per la scuola pubblica italiana. La non stabilità dei docenti, del personale della scuola, porta sicuramente disagio ai nostri ragazzi. Cambiare continuamente metodo e metodologia di insegnamento, cambiando insegnante annualmente, non è un buon servizio che noi rendiamo ai nostri ragazzi e non possiamo assicurare sicuramente un buon futuro nemmeno a loro. Sarebbe opportuno che una volta per tutte facesse dei seri investimenti nella scuola pubblica italiana. Nell'ordine degli intervistati erano Lillo Burgio, segretario provinciale UIL Scuola, Salvatore Montalbano della CISL Scuola, Rosetta Signorino del sindacato ANIEF e Gaetano Bonvissuto della CGL Scuola di Agrigento.